Oggi la Chiesa celebra il silenzio del creato e davvero quest'anno il silenzio acquista un significato del tutto singolare. Noi del mondo della cetra stiamo cercando di riempirlo di note. Nelle prossime settimane molti di tra voi continueranno a seguirci con le lezioni online interattive. Da tanti anni pensavamo di attivare questo tipo di servizio, ma un po' i tanti impegni ce lo avevano impedito. Oggi studiare insieme la cetra e la teoria musicale con noi è una realtà. È probabile che i corsi che avevamo programmato nel mese di luglio in Sardegna, in Veneto, in Toscana, non potranno tenersi in presenza. Già in questi giorni stiamo cercando la soluzione migliore per svolgerli ugualmente, ma a distanza. Però non useremo i mezzi consueti a cui oramai ci stiamo abituando in questi giorni, ma un sistema di ripresa professionale che ci permetta, cioè, di non perdere nulla, di quanto cerchiamo di trasmettere nelle lezioni collettive e nei laboratori individuali in presenza. Nei prossimi giorni sulla nostra pagina Facebook vi faremo sapere come iscrivervi. Nel frattempo vi ricordo che è ancora possibile prenotarsi alle lezioni individuali di strumento e a quelle di teoria, solfeggio e armonizzazione del canto liturgico. Basta chiamare il solito numero della nostra segreteria, che è lo 039 22 66 030, oppure scrivere una mail a info@ilmondodellacetra.it. Questa opportunità di collegarsi in remoto ci ha permesso di conoscere tanti nuovi amici che per vari motivi non erano mai riusciti a venire ai nostri corsi estivi. E di questo siamo contenti, anche perché tra pochi giorni taglieremo il traguardo dei 1000 followers su Facebook e questo ci rende oltremodo orgogliosi. Ora, non ci resta che augurare a ciascuno di voi, alle vostre comunità, una Pasqua serena. La cetra possa aiutare a rendere più lieve questa clausura che si protrae ormai oltre al tempo della Quaresima. Per questo, Massimo e io abbiamo pensato di regalarvi un inno per il tempo pasquale, adatto per la liturgia vespertina, che ci è stato gentilmente concesso dalle monache trappiste di Vitorchiano, che ringraziamo, e che abbiamo trascritto proprio per il nostro strumento. Nei prossimi giorni poi pubblicheremo l'intera raccolta, composta da 30 inni per i vari tempi liturgici e le feste principali, trascritti per cetra, e nella speranza che possano contribuire alla diffusione della cetra in un contesto liturgico sempre più curato. Auguri a tutti. Grazie.